Oggi intanto c'è tantissimo entusiasmo, tantissima voglia di esserci, quindi sono felicissima. Noi vogliamo dare un grande segnale, quello di essere un mondo anche compatto, no? Dal punto di vista istituzionale, del terzo settore, ma anche dei singoli cittadini. Possiamo fare molto di più, ma dobbiamo farlo insieme. E poi c'è anche un compito importante, perché nei lavori che si terranno al pomeriggio con tutti i seminari, con le aree tematiche, si svilupperanno quelle che sono le linee guida per il prossimo piano nazionale sulla disabilità, che firma il Presidente della Repubblica. Quindi insomma, poi vogliamo lavorare qui, ragionare, confrontarci, scambiare buone pratiche anche con tutti gli stand espositivi, e questa sera dimostrare quanto i ragazzi con disabilità intellettiva, sensoriale, fisica hanno qualità, talenti, e sui quali si può investire molto anche nel mondo del lavoro. La sfida è fare capire a tutti che la disabilità non è di una persona, non è della sua famiglia, ma è una responsabilità condivisa per far rafforzare le nostre comunità. Cioè, noi abbiamo bisogno di invertire le priorità a tutti i livelli, istituzionali e anche del mondo quotidiano, per poter guardare gli altri con un occhio diverso, cioè dire: io su ogni persona posso investire e posso guardare i suoi talenti e le sue competenze, e non solo commiserare chi magari appunto ha una disabilità e dire: poverino, cosa posso fare per lui. No, noi qui siamo un mondo che lancia sfide, lancia opportunità, progetti e quindi anche molto innovativi, alcuni girando si possono vedere, e dobbiamo guardare il futuro con questo spirito, uno spirito forte e anche positivo. Poi i problemi ci sono, ma li affronteremo e li stiamo affrontando, ma c'è anche tutto questo mondo che deve essere sostenuto. Perché noi adesso siamo in un momento storico in cui vogliamo fare un grande salto di qualità e cambiare. Cambiare significa anche progetto di vita, ne parleremo anche di questo nel corso dei lavori di oggi pomeriggio. Significa però anche cambiare quello che si è sempre fatto fino ad oggi, cioè non più le singole prestazioni, ma un progetto d'accompagnamento per la vita della persona. Quindi questo è molto sfidante, ma per chi è abituato a lavorare sempre nello stesso modo non è facile, però non ci importa, noi andremo avanti sempre più convinti come mondo che si occupa della disabilità e mondo che ritiene che tutto quello che deve essere fatto deve essere per tutti. Quindi lo sforzo deve essere prima di tutto delle istituzioni per rendere più facile la vita delle persone e delle famiglie.